Allora, siamo qua con il presente, il passato e Basket Scouri, team manager Iannarilli e il grande coach Mimmo Biello. Iniziamo proprio dal team manager. Una partita questa molto attesa in settimana. Era attesa chiaramente dall'ambiente, era attesa da noi, perché era una verifica importante per tutto il lavoro svolto che non è iniziato quest'estate, il lavoro svolto dall'agosto dello scorso anno, dove noi con umiltà, con sacrificio ci siamo messi di buzzo buono per costruire una grande squadra, un grande ambiente, perché poi non vince solo la squadra, non vince il singolo giocatore, ma vince tutto un ambiente, la tifoseria, la dirigenza coesa che lavora per un unico scopo. Sulla partita devo dire, visti i miei 10 anni di esperienza in dilettanti, questa è stata una partita veramente di un'altra categoria, e per il livello dei giocatori, ma anche per come le panchine hanno preparato, i rispettivi allenatori hanno preparato la gara, e poi come si sono comportati durante il match. Sono veramente felice, perché credo che Scouri meritasse questa grande soddisfazione, soprattutto per tutti i retroscena che ci portavamo dallo scorso anno, e penso che questa sera, non penso che ci siano stati dei ciechi nel palazzetto nel vedere un ambiente sereno, tranquillo, civile, che ha tifato per la propria squadra in modo onesto e ci ha condotto alla vittoria. Andiamo a parlare un po' sulla questione tecnica. Allora, il primo quarto veramente Scouri tutto in avanti con l'acceleratore, magari in quell'ultimo minuto ha subito dei punti, però forse era previsto. Ma Anagni ha dei giocatori che i dilettanti non hanno vista mai. Santolamazza lo scorso anno giocava minuti importanti in Lega 2 da protagonista a Pistoia. Romano giocava a Fidenza quando ha fatto la finale con noi a Veroli per andare in Serie A. Cioè, questi sono giocatori forti. Bruni non è un giocatore di B dilettanti. Bruni è un giocatore quantomeno di quintetto base di A dilettanti. Quindi era normale che loro giocassero le proprie chance fino alla fine. Però possiamo anche dire che un pizzico di sfortuna ci ha danneggiato. Il canestro di Serpentino, che è riuscito con quei 2 punti, la partita era chiusa a 3 minuti dalla fine. Comunque bravi anche Alanagni, che ci ha sempre creduto, ha sempre rincorso, non ha mollato mai. 2 grandi squadre, e ovviamente noi siamo felici. Come si dice, chi vince festeggia, chi perde cercherà qualche attenuante e qualche scusa. Coach Biello, tu che di Scouri forse ne hai fatto un altro po' più famiglia che non lavoro, uno Scouri stasera forse ti fa ricordare i bei tempi? Ma hanno avuto una bellissima reazione in una settimana dopo, diciamo, la battuta d'arresto in Coppa Italia, per cui la squadra si è presentata coesa, reattiva, insomma, in qualche modo ha assorbito bene, diciamo, se così si può dire, lo shock della settimana precedente, visto a quanto appunto teneva la società per la competizione della Coppa Italia. Io credo che abbia gestito bene la partita, sapendo anche soffrire nei momenti in cui Lanagni è tornata in ballo, e credo che coach Fabbri abbia avuto delle conferme importanti, insomma, per quello che è l'inizio di questo campionato. Anche da un punto di vista emotivo la squadra è stata sempre molto presente a se stessa, così come l'ambiente della società, che ha preparato per me molto bene questa partita. Abbiamo visto stasera comunque delle novità, Tonetti che è tornato in migliore in campo come nella gara contro Pozzuoli, abbiamo visto Nebianchi che in difesa veramente un grattacielo, Ambroso forse aveva dei problemi, non è stato magari a livello di attacco come nelle gare precedenti. Ma io penso che per quelle che sono state le contingenze questi atleti si siano adeguati, diciamo, al momento come meglio non potevano, per cui credo che la squadra come tale, come segmento, sia da applaudire senza andare a cercare. Poi, insomma, sicuramente Tonetti è emerso in maniera, diciamo, evidente, ma io credo che è emersa bene la squadra, visto che diciamo, insomma, comunque si vince in 10, è giusto puntare sulle dinamiche di gruppo, di spogliatoio e di campo in quanto tali. Mister Iannarilli invece sta dicendo proprio oggi, veramente Bianchi, grande difesa super. Bianchi garantisco io, mi assumo tutte le responsabilità di un grande uomo, una grande persona. Il lavoro di Pietro Bianchi comincia durante la settimana. Io credo che parallelamente al nostro grande vantaggio che abbiamo avuto nel portare Pietro Bianchi qui, Veroli perderà qualcosa, perché questo è un uomo che dispensa consigli ai ragazzi, non è uno che viene qui a Scouri con la presunzione di essere un giocatore di Serie A, che è sceso di 2 piani e è venuto magari in un posto dove lui vuol fare il re, il salvatore della patria. Lui è un uomo di un'umiltà straordinaria, e vedrete che crescerà
parallelamente alla crescita della squadra. Cresce Tonetti, Pieri strepitoso, perché dobbiamo ricordare anche la grandissima prestazione di Federico Pieri questa sera, e lui ovviamente si esalta, perché lui è il nostro muro, è il nostro totem in mezzo all'area. Quando una palla sporca che vaga per la lunetta, cioè da recuperarla, ci sarà Pietro Bianchi, lo stoppone decisivo. Vedrete che Pietro Bianchi sarà una certezza assoluta per la nostra squadra. Ha vinto 9 campionati, qualche Coppa Italia, quindi è un giocatore del quale garantisco io, me ne assumo le responsabilità, perché so che non sono responsabilità ma saranno solo certezze. Allora, ultima cosa per quanto riguarda sempre al mister Iannarilli, una cosa una cosa che state dicendo: la differenza tra lo Scavoli dei vecchi tempi con l'allenavidù e uno Scavoli di adesso. Ma io penso che non si possano per me comparare, per un motivo molto semplice, perché penso sia cambiata un po' la pallacanestro, diciamo, come fenomeno. Ecco, io credo, continuo a credere che sicuramente, così come le squadre del passato erano molto, molto preparate sotto il profilo tecnico e il profilo tattico, diciamo, queste squadre al momento attuale credo abbiano panchine più lunghe, parametri, diciamo, fisici meglio curati, insomma, e credo che al momento attuale non si possa, diciamo, fare un paragone. Rimane un grande spirito, quello dello Scavoli di passato, che è stato, io penso, trasferito allo Scavoli presente, e possa continuare questa bella favola che speriamo sia a lieto fine.